Ti volevo dire una cosa che noi facciamo un po' così, lo spiego anche ai nostri, alle persone che ci seguono. Ci chiacchieriamo un po' sui temi, una volta propone Riccardo, una volta propongo io, scegliamo un po' gli ospiti e questo tema mi sta molto al cuore perché ho pensato, non so se sei d'accordo tu anche Riccardo, dimmi anche il tuo parere, che spesso si parla della keyword research, della SEO, dell'intento di ricerca, delle keyword, delle parole chiave, di come posizionare un articolo, ma si dà, secondo me, poco spazio alla struttura, poi alla scrittura vera e propria, che è, non lo dimentichiamo, è una delle cose più complesse, almeno per quanto uno possa essere bravo per un'attività appunto complessa, e che richiederebbe che un pezzo venga in un certo senso progettato. Si parla a volte di content design, che è un altro pezzo della progettazione, però noi parliamo pure di progettare in base a quello che tu hai raccolto, in base a quello di cui devi parlare, come vuoi fare il pezzo. Sei d'accordo o no che va progettato? Ok, scrivere di getto, ma almeno devi avere un'idea, devi avere una scaletta e quantomeno una struttura. Sai che se vuoi scrivere di getto devi fare il romanziere, o meglio, poi il Jack Kerouac della situazione. On the road, una No, volta on the road. alla fine il discorso non è neanche tanto il progettare chissà quanto, cioè non è che si deve. Almeno che comunque non ci sia da fare sai, uno di quegli articoli che riassumono, un ebook, non so cosa dirti, però io credo che ci siano tre o quattro punti essenziali da affrontare e poi seguire quello che dal mio punto di vista è fondamentale, cioè osservare cos'è che funziona in un determinato contesto. Proprio oggi ho pubblicato un articolo in cui ho citato un passaggio delle linee guida per i quality rater di Google, cioè quindi un documento ufficiale di Google, nel quale si sottolinea un passaggio molto importante, ovvero che la qualità, lo scopo positivo, come dire, Google usa molto questo termine, questo passaggio, cioè lo scopo del contenuto, non deve essere per forza affrontato e definito dal testo, cioè lo scopo ultimo del contenuto può essere soddisfatto da immagini, da video, da tabelle, da PDF, da strumenti interattivi. Ad esempio, se io faccio una ricerca del tipo calcolo pensione, che per qualche motivo potrebbe interessarmi al calcolo della mia futura pensione, Secondo non è me anche no. il contenuto di qualità non è un papiro che mi spiega come nasce la pensione, che cos'è la pensione, che cos'è l'INPS, che cos'è insomma tutte queste cose diaboliche, ma il contenuto di qualità è un calcolatore di comunque è un, come dire, è un elemento dinamico dove io metto la mia età, gli anni di contributi, il regime e arrivo alla conclusione. Quindi niente testo, niente immagini, niente video, niente di niente. Quindi in questi casi, come dire, organizzare la struttura più che di un articolo, pensiamo di un contenuto, è fondamentale. Questo per dare le basi, ecco. Questo per dare le basi, ma poi ha anche detto una cosa interessante. Se sta dicendo calcolo pensione, va da sé che l'intento di ricerca di cui si parla sempre, qua torniamo alla SEO, è che uno vuol sapere come calcolarla, quindi fare una sorta di previsione in base a com'è. Io e te non la facciamo perché per noi freelance la parola pensione non esiste, però dico al di là, no, a parte i contributi li versiamo, quindi diciamo che un calcolo potremmo fare pure noi. Però ecco lì, in questo caso, almeno diciamo che li versiamo, Lo però. facciamo per intossicarci, insomma, lo facciamo Lo facciamo per per intersicarci, infatti. vabbè, chissà. Vabbè, lasciando stare le nostre cose personali, però ecco, effettivamente calcolo pensione, sì, si può dire qualcosa sulla pensione generica, però uno vuole sapere come calcolarla, se no se ne va. Però, ritornando a questo, a volte io stavo notando e parto da
Aranzulla e dirò una cosa per cui tutti mi ammazzeranno. Sei pronto? Che Aranzulla ha fatto il suo stile, il suo successo con questi evergreen che sono lunghissimissimi, credo sui 13.000-15.000 battute, contribuisce all'audience del messaggero, tutto quello che vogliamo sapere, però, e sono anche piuttosto strutturate, hanno una sua struttura, perché i pezzi di Aranzulla hanno una sua struttura ricorrente, che uno quindi la riconosce. Ma pensavo che anche il fatto di avere un'introduzione così lunga come fa Aranzulla, che poi anche quello che dicevi tu, lascia il tempo che trova, perché a volte anche emulare qualcuno che però nel suo stile si è contraddistinto con un'introduzione essenzialmente troppo lunga, secondo me lascia il tempo che trova, a meno che proprio non vedo che il mio pubblico si legge tutto l'articolo per tutto il tempo e così via. Questo era per dire anche che la struttura, come dicevi, deve essere figlia dell'analisi del proprio pubblico, di quello, di come, anche il proprio stile e di cosa vuoi fare con il tuo contenuto. Perfettamente, come dici tu, se alla fine spiega un'immagine spiega meglio di mille parole, ben venga l'immagine, insomma, e magari appunto è introdotta. Comunque, l'altra cosa per cui volevo fare questo webinar con te è perché mi sembra invece di leggere, proprio per quello che dicevi, quando appunto le persone raccontano la rava e la fava, che a volte i pezzi non finiscono da nessuna parte, cioè uno parte, scrive senza effettivamente sapere dove andare a finire. E allora si dice: ma quindi, ma che voleva dire questo? Cioè, dove voleva andare a parare? Quindi ogni contenuto, visto che abbiamo rubato del tempo al nostro lettore, dovrebbe avere, secondo me, un obiettivo. Cioè, io voglio raccontare questa cosa. Esempio, specificare come calcolare la pensione, aiutare a calcolare la pensione. E questo sicuramente è un principio di base. E poi l'altra cosa che quando succede che questi pezzi non vanno da nessuna parte, si capisce che non sono strutturati. Faccio anche un'altra premessa, sempre leggendo un po' di articoli in giro, ho pensato se mostrarli o no, però non mi sembrava carino. A volte mi capita che la notizia, cioè la cosa più importante, sia alla fine. Non so se ti capita. Ecco, il giornalismo dice, se non per forza con la regola delle 5 V, che comunque la notizia, la cosa più importante tu la dici all'inizio, soprattutto perché, secondo me, questo vale ancora più nel web, in cui la lettura è distratta, veloce, tutto quello che sappiamo. Non vuol dire che non fai un'introduzione, meno un'introduzione, ma non puoi dire la cosa più importante, quella che è la notizia alla fine, perché se no io, se me ne sono andata, non l'ho letto. E soprattutto è probabile che se tu mi hai voluto condurre per fare una sorta di metodo deduttivo dal generale al particolare, non è detto che io ci sono arrivata al particolare. Tu cosa ne pensi? Ti capitano letture di questo tipo, articoli di questo tipo? Non che li scriva tu quando li leggi. Ma sai che comunque alla fine l'idea fondamentale è che uno deve partire col presupposto che la gente non ha tempo, che la gente si scoccia di leggere quello che, cioè che comunque la lettura sul web non è la lettura del romanzo di Dostoevskij in una domenica pomeriggio d'inverno davanti al camino dove tu insomma. L'idea è che le persone in quel momento, in quel frangente, vanno di fretta o comunque non hanno come dire, il tempo da dedicare a una lettura articolata in cui io mi leggo parola per parola. Cioè, già, come dire, già di base nel 1996-97 Jacob Nielsen diceva che la gente sul web non legge, ma scansiona. Ok? Quindi butta l'occhio un po' di qua, un po' di là, vede se ci sono delle parole interessanti, dei concetti, dei flash, okay, che possono in qualche modo catturare l'attenzione. Qua già ci introduciamo a quello che è il concetto di struttura, cioè del perché dobbiamo creare una buona struttura, e poi decidono che la cosa va bene e continuano, magari se lo reggono, se non è un papiello, però. Il concetto base è che, a parte il fatto che le strutture di Salvatore Lanzurga, come poi, perché poi diciamo Lanzurga, però poi ce ne sono tanti che più o meno. Lo emulano. Ma comunque alla fine, fino a un certo punto ha funzionato, in alcuni casi funziona ancora. Salvatore Lanzurga, si parla tanto di Salvatore Lanzurga, però poi comunque alla fine anche Salvatore Lanzurga ha preso le sue batoste e ha avuto dei cali importanti. Cioè, quindi alla fine non è che poi lui funziona comunque perché poi ci lavora su, migliora, fa, poi comunque ha un'autorevolezza, ha un profilo di backlink che cioè, se mettiamo insieme tutti i nostri siti, non, non,
non lo becchiamo neanche, e quindi poi in qualche modo funziona. Però quello che è fondamentale dal mio punto di vista è, sì, va bene il concetto di piramide rovesciata, cioè dove, Lo come, ripetiamo, tanti. importante, chi, cosa, come, quando e perché, magari in maniera anche meno schematica rispetto a quello che può essere la notizia dell'ANSA o il comunicato stampa, dove invece funziona proprio esattamente così, insomma. Dove notizie più importanti, informazioni dello sviluppo della notizia, dettagli e approfondimenti, bibliografia, sitografia, link utili e cose varie. Sul web funziona bene tutto questo, soprattutto se noi invece di inserire un generico notizie più importante all'inizio, ma nel primo paragrafo inseriamo quello che è la risposta al search intent. Ovviamente, dove possibile possiamo dare Certo. direttamente la risposta. Tipo, ad esempio, se io scrivo un articolo, quanto può essere lungo il tweet? Un tweet, e il tweet è lungo 240 caratteri, non mi ricordo, sì, mi pare di sì. 280, 280, 240. giusto. Ah. Questo è l'introduzione. Poi inizia a dire, in passato Twitter era 120, poi dopo che comunque Oggi i tanto numeri non sono il tuo forte, comunque 140-280. allora, prima erano 140, poi la gente ha iniziato a dire sì, ma fate un po' più lungo, così lo sai, e poi, come dire, argomentiamo. Però l'importante, a proposito di struttura degli articoli, è dare, quando possibile, la risposta all'inizio, proprio bam, subito. Poi, il perché una persona dovrebbe continuare a leggere questo contenuto. Allora, spesso durante anche i corsi e le lezioni di scrittura online, io spesso, come dire, suggerisco di adottare, ovviamente non in maniera, come dire, con lo stampino, perché poi con lo stampino le cose vengono sempre poi un po', come dire, schematiche. Però diamo subito la risposta. Cerchiamo di identificare quelli che possono essere i problemi delle persone, i punti di sofferenza, e poi spieghiamo perché bisogna continuare a leggere. Cioè, diamo un motivo in più per dire: ok, questa è la risposta, però non è sufficiente, continua a leggere per avere maggiori approfondimenti. E poi qua iniziamo con la struttura. Ok, dico una cosa che poi è tipica del giornalismo. Io ho iniziato a scrivere così: tu dai la notizia, dalla notizia poi però la motivi, metti nello sviluppo dell'articolo le fonti, come sei arrivato a questa cosa, cosa è successo nel passato, e ricostruisci anche il fatto. Volevo dire una cosa che a volte dà adito un po' a confusione, non so se sei d'accordo, che struttura e scaletta non sono la stessa cosa. Uso una metafora della casa: la struttura è se io compro una casa di 100 metri quadrati, che è come io decido di suddividere la mia casa, no? Tipo che stanza, dove metto la cucina, dove metto la camera da letto, dove metto, vabbè, i bagni sono un po' definiti. Ok, la destinazione d'uso delle varie stanze, mentre la scaletta è l'arredamento. Scusa, permettermi questa cosa: l'arredamento la scaletta è la ciccia, cioè sono i contenuti che tu metterai dentro il tuo articolo, mentre la struttura è come tu l'hai organizzato. Se ti va, faccio vedere quel drive che avevo fatto, che tu condividi gentilmente. In mente, perché sono da tablet e non posso farlo. Che voi da tablet lo sai che non mi compare il pulsante share, non so perché. Ci sarà da qualche parte, solo che E non io so. non lo trovo. Che dici? Boh, non lo so. Eccolo qua. Eccolo qua. Qui ho fatto ovviamente un esercizio, non è reale, però ho immaginato che l'intento di ricerca fosse le competenze trasversali nel 2021. Ora, in italiano diciamo sia soft skills che competenze trasversali, ma da sé che soft skills è un po' più cercato e soprattutto internazionale. Soft skills. Il mio inglese è terra terra, guarda, se ci fosse Alessandra mi correggerebbe, non mi correggere pure tu, please. Vabbè, comunque.
Dico, qua è voluto che utilizzo l'italiano perché magari facciamo finta che il mio blog tende a privilegiare l'italiano rispetto all'inglese, anche se poi l'inglese un pochino lo utilizzo. Questo, che l'H1 possiamo anche considerare che è abbastanza verosimile, anche se, lato mio, io preferisco dare il titolo H1 e gli H2 solo dopo che l'ho scritto. Quindi questa è una struttura con scaletta. Non vuol dire che poi io non li cambierò i titoli dei paragrafi. Ecco, qua io ho messo intro, come è cambiato il mondo del lavoro con il Covid, di cui dico una riga, due righe, ma perché sto parlando nel 2021, e poi riferimento a sondaggi su quali skill, cioè, soft skill, qua manca la parola, skills anzi, cercano i recruiter oggi. Quindi qua già sto rispondendo, quali sono le soft skill più ricercate oggi alla luce del 2021. Poi ho immaginato come paragrafi, cosa si intende per competenze trasversali nel 2021, cioè, piano, che tendo a ripetere che appunto poi il titolo H2 qua lo cambio, e quindi la struttura sarebbe l'intro, i paragrafi, quindi 1, 2, 3 e 4, mentre la scaletta sarebbero gli argomenti di cui io parlo. Ne ho messi alcuni a caso, per esempio il concetto, caso, neanche caso, comunque il concetto di competenza oggi, differenza tra soft skills, ora ogni volta che lo dico mi viene da guardarti, e hard skills. Post LinkedIn di recruiter famoso che parla delle competenze oggi. Ovviamente qua non ho messo il nome, se sarà un articolo per me, poi lo metterò. Quali sono le soft skill più richieste? Ricerche in merito a quelle più richieste, quali sono con esempi per alcune tipologie di lavoro per vedere la trasversalità, virgolettato di recruiter di azienda che dice cosa cercano i recruiter, scusa, qua c'è un refuso, come valutare al meglio le proprie competenze trasversali, test, piattaforme, tool, suggerimenti vari di HR, libri, webinar, come farle emergere sui social, nel CV, nel colloquio mi pare che avessi scritto e così via, e nella lettera di presentazione durante il colloquio con consigli finali, takeaway, cioè questo è come io immaginerei, questo ovviamente è una sorta di, chiamiamolo di evergreen, anche se collegato al 2021, perché può essere nel 2022 queste competenze cambieranno. Quindi è un articolo un po' più organizzato, non è una notizia pure e cruda, ma un articolo che risponde a varie, vari, al primo intento di ricerca che è questo, ma anche quindi al topic soft skill nel 2021, ma potrebbe anche rispondere a persone che cercano come allenare le soft skills, okay? Test per valutare le competenze trasversali, webinar, libri e compagnia bella. Questo era per far vedere un esempio come la struttura e la scaletta possono essere integrate. Si presuppone, ma qui un pochino io l'avevo fatto, che ci sia una ricerca fatta con i vari tool per le keyword. Ovviamente, non che l'abbia inventato, altrimenti, se sono particolarmente esperto del settore, io posso pure partire da una struttura che penso che debba avere e poi faccio la conferma con i vari tool. Potrei anche utilizzarlo in un altro modo. Che ne pensi? Posso interrompere La condivisione, certo, l'abbiamo già fatto vedere. perché non riesco a fare due cose contemporaneamente, dato che mi hai. Sei un maschio, sei un uomo, dai. Sì, sicuramente questo è molto importante. Cioè, secondo me, farsi uno schemino del genere quando si inizia a lavorare su un articolo. È sempre importante, nel senso che la scaletta, cioè individuare dei punti chiave da affrontare, è uno strumento, come dire, da sempre utilizzato. Mi ricordo quando stavamo alle scuole elementari, fate la scaletta del tema Ma non del. è così scontata però, sai? Alle scuole elementari secondo me sì, però. Ma sai che comunque alla fine tante di quelle cose che poi oggi si ripetono in formule altisonanti, tipo per esempio variare come dire, variare le parole chiave, l'uso dei sinonimi. In realtà noi abbiamo sempre usato il vocabolario di Questo è sinonimi vero. al contrario. Quindi, come dire, però tornando sul punto, giustamente tu hai detto, ok, noi facciamo una scaletta, creiamo una scaletta e, come dire, prima magari ci possiamo informare rispetto a quelle che sono come dire, le keyword da utilizzare. O meglio, oggi più che dire vediamo quali sono le keyword da utilizzare, lavoriamo su quelle che sono le attività di keyword research per capire cosa cercano le persone intorno a quell'argomento.
Cioè, utilizziamo strumenti come Semrush, SEOzoom, Aversage, Stansworth Fabric, ma anche lo stesso Google Suggest, che è, diciamo, il completamento di ricerca, per cercare di capire, ok, io voglio affrontare questo argomento, ci sono altri argomenti correlati che possono essere utilizzati per, come dire, completare al meglio questo articolo e creare la scaletta, quello che bisogna fare è proprio questo, cioè fare un minimo di analisi delle keyword per capire come procedere. Senza E poi essere. metterlo nero su bianco. Secondo me a volte manca questo passaggio perché loro dicono: ok, alcuni nei corsi mi dicono: scusa, ti ho interrotto. Vabbè, ho cercato le keyword, no? Ho capito cosa cercano, poi che faccio nella pratica? Perché Guarda. non puoi tenere. Io a volte me le copio quelle di Google, le correlate, faccio copia e incolla e me le copio sul doc per dire. Si possono. L'importante è, come dire, accendere il cervello, perché quando noi abbiamo tutte le correlate, allora facciamo un esempio. Un attimo solo. Andiamo. Intanto ricordo, mentre tu cerchi, che se ci volete fare domande, ci volete dire se fate la scaletta, se non vi funziona, eccetera, diteci tutto. Questo è sempre il mio, Rick. Ah, sei sempre qua. Ah, ok, sto facendo copia e incolla. Un esempio, io cerco competenze trasversali su Google. Hai visto che bello che c'è già, le persone hanno chiesto anche. Sì. Allora, vedi, io qua per esempio, se io la mia idea è quello di soddisfare il search intent di chi cerca solo competenze trasversali, quindi immagino, come dire, una ricerca abbastanza generica, quindi di persone che non vogliono qualcosa di specifico, ma vogliono raccogliere informazioni generiche, posso creare un paragrafo dedicato a cosa sono le competenze trasversali, posso creare un paragrafo dedicato a come sviluppare competenze, Infatti c'era, sì. magari Ok. fare un qualcosa che riguarda anche le skills, magari. Ecco, chiarire un attimino qual è la differenza tra soft skills e hard skills. Insomma, queste cose qui. Fare un'analisi approfondita che non, come dire, non c'è bisogno per forza di grandi strumenti. Però, per esempio, già qui io posso capire che comunque rispetto all'argomento competenze trasversali c'è un qualcosa di molto importante rispetto alle scuole, cioè il concetto delle scuole. Quindi io nella mia struttura, se voglio affrontare le competenze trasversali to cure, cioè in modo completo, qualcosa rispetto alle scuole ce la devo mettere. Dico una Se io cosa, scusami, nel quello che ho fatto vedere io ho immaginato che il pubblico fosse di chi cerca lavoro, chi vuole cambiarlo, no? Quindi era più, infatti, come allenarle, come svilupparle. Però, per esempio, questa della scuola è una cosa interessantissima. Potrebbe essere, come dici tu, hai messo in un pezzo più generico, fare un pezzo a sé stante, no? Che dici? Ah, guarda, Dipende dal pubblico sempre, ovviamente. in questi casi poi, come dire, si va in un'argomentazione molto più articolata, nel senso che nel momento in cui io pubblico un contenuto generico, posso monitorare come procede il posizionamento di questo contenuto generico. Ad esempio, se io pubblico un contenuto dedicato a competenze trasversali, articolato con una struttura studiata a tavolino, e vedo che io mi posiziono anche per la long tail, come sviluppare competenze trasversali, a questo punto è inutile che io pubblico un articolo dedicato a come sviluppare le competenze trasversali. No, certo, in questo caso sì, Perché già però. con quell'articolo, mentre invece se io noto che non riesco a posizionarmi per quella long tail keyword, allora posso creare un articolo specifico dedicato alla long tail. E lì ci mette test e tutte le varie cose per Quindi poi possiamo svilupparle, andare sì. a fare un'analisi più approfondita rispetto a quello che è.
la long tail, come sviluppare le competenze trasversali, in questo caso la facciamo sempre su Google qui, vediamo che comunque magari abbiamo delle indicazioni differenti. Come dire, l'importante poi è andare verso quello che è, un attimino che poi condivido anche lo schermo che mi ero preparato, un attimo solo. Mentre tu lo fai, io dico anche una cosa che è uscita una parola interessante sempre nelle correlate di Google, che è autovalutazione. Sì. Tipo anche considerando i concetti ricorrenti, magari è vero che uno quando fa i test li fa da sé, no? Perché li fa, però autovalutazione è un concetto interessante, Sì, sempre perché restando in questo tema. quando tu lavori sulla ricerca delle correlate, poi ti escono fuori dei risultati che magari tu non avevi immaginato. Ecco, quindi Giustissimo, infatti. autovalutazione è un qualcosa che, come dire, ti cioè non avevi, non è collegato alle parole che tu hai cercato, però Google te lo propone come argomento collegato perché magari è un qualcosa che si fa insieme. O che comunque in qualche modo è dedicato a quello che tu stai cercando. Di conseguenza, puoi valutare se aggiungere o meno nella struttura che stai studiando per il tuo contenuto un paragrafo dedicato a quell'argomento. L'ultima cosa che volevo sottolineare è che la giusta struttura deve essere un qualcosa che poi comunque si deve trasformare in pratica, nel senso che, ok, fatto la mia analisi delle keyword, visto quale può essere una buona struttura, che cosa significa? Cioè, sul mio editor, cosa devo fare? Ma nient'altro che lavorare in termini, cioè, l'unica cosa da imparare è sapere che una pagina web ha un H1, che è il titolo principale. Non vi permettete di mettere più H1 in una pagina. È Qui uno e solo. no, ma qui si apre poi tutta una diatriba infinita, cioè. Non è vero, ho letto che con i nuovi standard HTML io posso mettere anche più H1 in una pagina e Non non mi la... risultava, sai? No, si può fare tranquillamente, ma che cosa significa? Più H1 più H1 in una pagina vuol dire giustificare questa situazione, come ad esempio le pagine che hanno un infinite scrolling, cioè che si susseguono gli articoli uno dietro l'altro, portando Sì, allora sì, in quel le caso sì. pagine. Io li odio quelli, non so tu, Pure eh. io lo odio, però il mondo Quindi... di page view, di permanenza dell'utente sul Questo, mai mi confondo, me ne vado, non so chi rimane. funziona, io non lo faccio, però in quei casi c'è più di un H1 nella pagina, singola pagina. Sono più articoli e quindi più titoli, Ma giustamente, no? quando lavoriamo su un contenuto c'è un titolo, punto e basta. Ok? Posso dire una cosa che stai facendo vedere WordPress Gutenberg per chi non lo sa, ma perché ancora non è che tutti ce l'hanno. Tra l'altro dico una cosa, ammetto una cosa, che Riccardo mi ha sempre detto che era figo, io all'inizio non lo sopportavo e devo dire che è figo. Da quando ho scoperto che puoi fare la call to action da sola al pulsante, oltre a un sacco di cose, ho pensato che avevi ragione, dai, ti Guarda, riconosco. abbassa, non dico niente. Comunque, H1 lo mettiamo qua, titolo principale. Attenzione, più volte anche John Mueller ha detto sì, l'H1 non è un fattore di ranking, io non mi concentrerei tanto a valutare l'H1 come fattore di ranking, bla bla bla. Però spesso poi comunque, come dire, gli ambassador di Google dicono queste cose per evitare che poi i SEO o comunque chi scrive i contenuti poi si fissa in modo particolare, quindi devo mettere 10 keyword, 20 keyword. Facciamo che alla fine l'H1 è comunque un titolo, quindi a prescindere dalla keyword stuffing, 10 keyword, 20 keyword, qua ci deve stare comunque il topic principale. Poi non vogliamo fare il titolo sovraottimizzato. Sono d'accordo, facciamo un titolo più friendly, più umano, ecco, mettiamo così, va benissimo. Però Sì. io qua la keyword principale ce la metto sempre, insomma, ecco. Primo paragrafo qui, poi nel momento in cui iniziamo a snocciolare i vari punti della scaletta, inizia con un H2. Ok. Titolo 2.
era quello che ho fatto vedere nei paragrafi della struttura, solo per dire che. Ok. Chiaramente funziona come un qualunque sistema, come dire, editoriale simile a quello che è una tesi di laurea, un libro, un qualunque, come dire, una struttura molto semplice in cui il titolo corrisponde sostanzialmente a quello che è il capitolo di un libro. Poi qui c'è del testo, se passo a un argomento completamente differente rispetto al primo H2, è un titolo 3, eccolo qua. Ok. Se all'interno di questa parte di contenuto io affronto un tema collegato al titolo 3, sarà un titolo 3.1 e quindi sarà, invece di un capitolo, sarà un paragrafo. Quindi invece di H2 sarà un H3. Ok? E con questo meccanismo io posso andare avanti fino all'H6, cioè Vabbè, ma l'HTML suggerisce che si può arrivare fino all'H6. Veramente difficile arrivare all'H6, di solito questi H4, H5, H6 vengono utilizzati, sai, per indicare i widget, amici, cose di questo genere. Di solito. sì, perché poi è troppo frammentata la lettura, no? Un contenuto molto lungo, qui mi è capitato di arrivare anche all'H4, insomma, cioè non è un Capito. qualcosa di molto difficile. Cioè, per esempio, io qua potrei fare titolo principale, guida SEO per principianti, H3 facciamo SEO home page, H3 facciamo strumenti della SEO home page, H4 I vari sembra. strumenti, ok, sì. Ci sarebbe tanto da dire, poi, nel senso che, come dire, se sei arrivato a quel livello di struttura, poi cioè, devi scrivere le cose, insomma. Sì, oppure là puoi decidere anche di fare un altro articolo che siano collegati per non essere troppo frammentati. Vabbè, poi dipende sempre dall'obiettivo che uno ha, dal pubblico e tutto quello che diciamo. Sai cosa è? Comunque alla fine l'importante è quando tu pensi a una struttura e insieme alla struttura pensi a quali H2 utilizzare, quali H3 utilizzare, l'importante è sempre giustificare le cose, nel senso che se io metto un H4 SEMrush e poi non ci scrivo delle cose sotto a questo H4, io sto utilizzando male gli elementi di heading. E su queste cose abbiamo abbastanza notizie per approfondire, nel senso che noi sappiamo che gli heading, cioè gli H2, gli H3, H4, sono elementi di titolazione, cioè non devono essere utilizzati per dare una formattazione al testo. Cioè non è Questo è che importante. se io voglio fare il testo più grande, più bello, più importante, lo faccio in H3, in H2. Sono dei titoli, servono a dare una gerarchia all'interno del contenuto, quindi è molto importante non abusare di queste cose. Faccio una domanda che mi è capitato che abbiano fatto anche a me. Vediamo che cosa ne pensi tu. Anche se credo di sapere la tua risposta, però vediamo se. Ecco, ma io posso mettere gli H3 senza aver messo gli H2? E No. appunto, anche secondo me questa cosa, te lo dico perché secondo me l'H3 è figlio, chiamiamolo così, dell'H2, no? Figlio, fratello, quello che vuoi. Cioè, non è che una Non è che è chissà cosa, però avrebbe un senso perché se è un di cui gerarchicamente ha un senso. Solo che mi è capitato, aspettate, finisco la cosa, che magari c'era chi diceva che avevano fatto il titolo H1, il titolo, no? Poi il sottotitolo, scusami, in H2 perché a volte viene anche utilizzato come, lo so, e poi H3 erano i vari titoli. Sì, ecco, ma no, cioè, me l'ha me detto. l'hanno detto. Allora, il problema, sai qual è? È che spesso i siti web vengono fatti, ma non è che mi voglio attirare delle Vedi che inimicizie. abbiamo un pubblico e poi ci No, citano. vabbè, ma pronto ad affrontare qualunque confronto, ma il problema è che quando i siti web vengono fatti dai web designer che non hanno competenze di usabilità, di user experience e di SEO, ma anche di regole base dell'HTML, poi va a finire che dico: vabbè, ma il sommario facciamolo in H2 e
poi metti i titoli in HD. Allora tu dici, vabbè, sì, però i titoli in HD sono piccoli, vabbè, ma io con il CSS faccio il font più grande. Ma non è quello il punto, è che c'è una gerarchia, cioè il sottotitolo deve essere un elemento P, cioè un paragrafo, ok? Dove tu gli dai una regola di formattazione in cui il P subtitle e gli metti che deve essere un po' più grande del font normale, un po' meno grande del titolo H1 e che deve stare là. Punto. Dico una cosa, che a volte quando mi è stata detta questa cosa si trattava in effetti, anche se io sono ovviamente d'accordo con te e sapevo che tu avresti dato questa risposta, che diciamo, vabbè, ma l'articolo comunque si posiziona lo stesso, però è interessante che tu hai detto, stiamo parlando anche di esperienza dell'utente e di formattazione. Anche in questo caso John Mueller per evitare, secondo me, Ma ricordi chi è John Mueller? Perché lo citi sempre, non è il tuo migliore è uno amico. dei Il tuo migliore amico. ricordo esattamente proprio la carica esatta, però fa parte del team tecnico di Google e quindi fa dei webinar divulgativi su tutto quello che riguarda l'aspetto tecnico ha preso un po' il posto di Matt Katz, ecco, mettiamolo così. Però lui ha sottolineato che tutta questa importanza sugli heading, sulle titolazioni, è un po', come dire, sono dei concetti un po', gli diamo un po' troppa importanza, perché lui ha detto, ok, ma gli articoli si posizioneranno comunque anche se non rispettate la gerarchia degli header, anche se non mettete le keyword negli H2 e negli H3, poco importa perché non sono dei fattori così importanti. Però poi alla fine dice: sì, questi elementi servono a far capire a Google com'è la struttura del vostro articolo e di cosa parlate. Hai detto niente, cioè È quello di cui stiamo parlando oggi, tra l'altro, è far capire a questo. Google di cosa parla l'articolo è forse il lavoro che dobbiamo fare, farlo capire a Google e farlo capire alle persone. Ora, noi dobbiamo capire anche che magari a qualcuno non gliene frega niente, però gli H2 servono anche ai browser per ipovedenti, cioè gli heading servono anche a come dire, raccontare la pagina web nei browser che, come dire, per le persone che hanno problemi di vista. Quindi, se tu mi metti un titolo H2 là sopra e poi tutti i titoli H2, cioè non fai capire niente a quei tipi di browser, e comunque in ogni caso è solo per una questione di, come dire, in parte, secondo me, anche un po' di, come dire, svogliatezza, no? Nel senso, vabbè, ma tanto comunque alla fine fai così che non è un problema, tu puoi fare tranquillamente in un altro modo. Solo che dicono, vabbè, ma tu metti l'H2 là. No, è vero che poi devi andare a riscrivere un sacco di cose, o magari giusto un dettaglio, però sai, poi dici, vabbè, ma tanto che fa? Fa. Sono d'accordo, io direi che siccome non dobbiamo bissare l'altra volta che abbiamo finito alle 7:05, di guardare un po' di commenti. Tu hai finito su questa parte, sì, credo. Sì. Giusto? Ok, tra l'altro tutto quello che hai detto, H2, H3, comunque servono a dare anche visivamente un impatto a quella struttura che abbiamo realizzato. Dico solo una cosa importante che qualcuno mi dice, ma la devo scrivere per forza la struttura e la scaletta? Io ce l'ho tutta a mente, per carità, più scrivi un argomento, più l'idea ce l'hai, ma io degli appunti come quella che ho fatto in maniera anche più short, scritta su penna, eccetera, me li farei sempre perché poi se raccogli un sacco di fonti su un argomento e hai sentito tante persone, che è capace che te le dimentichi oppure non riesci a scegliere proprio il momento preciso e la cosa adatta che ti serve in quel determinato paragrafo, cioè il virgolettato più adatto perché te lo dimentichi. Quindi piuttosto uno si mette la nota, qui discorso di Riccardo sugli H2 per dirtene uno. Quindi secondo me conviene scriverla perché resta più impresso. No, cioè in che senso? Se l'articolo è impegnativo, sì, però No, se è un io. articolo breve, ok, no, però io sono per prendersi degli appunti comunque così, anche spot, però sì. Va bene, allora. La puoi fare anche scritta, poi la fai vedere al cliente, così guarda, Sì, guarda certo. qua. Guarda che io scrivo. Guarda il lavoro che abbiamo fatto qua per fare questo articolo, mica. La mappa mentale con tutte le Le ramificazioni, mappe mentali le fai tu, lo so che sei un amante di lavoro Conway. che ho fatto qui. Vada.
Ok, allora vediamo qualche commento. Vai tu con la tua bellissimissima regia. Ok, questa è una domanda di Alessandra, che stavolta c'ho il cellulare accanto. Che lunghezza massima consigliate per paragrafo, se ne esiste una? Perché ci sono siti che danno ai redattori una lunghezza massima. Qua dico la mia e poi la dici anche la tua. Allora, a volte anche Yoast dà una lunghezza indicativa sul paragrafo, visto in alcune versioni del plugin c'è. Secondo me, dipende sempre da quello che uno vuol dire. Ovviamente io non apro un paragrafo per 200 battute. Non ha scusate, io ragiono sempre in battute, mentre molti ragionano in parole. Un vezzo giornalistico, la battuta è ogni carattere che uno pigia sul computer. Quindi per un testo piccolino non lo faccio un paragrafo. Mi immagino che un paragrafo sia almeno sulle 800 battute, però come dici tu, non deve essere la regola con lo stampino, perché se non me ne vengono 800 e me ne vengono 650, se ho detto quello che devo dire, va bene. L'importante è che appunto io nel paragrafo dica quello che devo dire e se ho bisogno di fare il di cui, come dicevi tu, l'H3. Ma Io a volte danno dei limiti e come dire, delle regole, perché poi ci sono quelli che fanno dei pipponi esagerati per niente, oppure fanno i paragrafetti così con una riga, un paragrafo. Quindi danno delle regole per dire: oh, non vi, è come quando dici, ma hanno dato una regola di massimo di battute dell'articolo, quindi minimo 300 parole d'articolo. A volte danno queste regole perché? Perché poi magari si presenta quello che esce con due righe per dire una cosa importante. Cioè, a o c'è volte quello che si presenta con l'articolo lunghissimo, c'è pure quello, vabbè, le regole. ovvio. Non è che a volte le regole vengono date perché chi deve gestire? Perché chi non gestisce tanti blogger o tanti come dire, redattori, poi non sa che magari poi ognuno la vede in un modo e se ne escono con delle cose fantasiose. Quindi tu dici, guarda. Diciamo che un paragrafo massimo 300 parole per evitare che poi tu. Battute, non parole. Aspetta, parole sono assai. No, 300 parole Ah, ho messe. capito, 800, scusami, sorry. 300 parole e quindi, come dire, poi dipende anche dal tipo di articolo. Se è la news, 300 parole anche, non dico tanto, ma Certo. insomma. Secondo me deve essere sempre contestualizzata come cosa. Io, come idea, un paragrafo sono, come dire, due o tre blocchi di parole che racchiudono un concetto, ecco, ma più che dire quante righe, quante parole, quanti blocchi, diciamo che ogni paragrafo è un concetto. Posso dire anche una cosa, che questa cosa delle battute, della lunghezza, per esempio, è tipico della carta, perché ovviamente ci sono gli ingombri per forza, ma sul web per fortuna se ne può fare anche a meno, nel senso, anzi, quando te lo dicono deve essere 3.000 battute, che vabbè, piccolo come pezzo, per fare un esempio, tu dici, ma cavolo, io c'ho da scrivere di più e ti metti a mercanteggiare, no, ma dammene altre 1.000, ma tanto non hai l'ingombro sul web, quindi puoi anche farlo se merita l'articolo, come dicevi tu, altrimenti se non merita va bene, chiudiamo. Ok, questa la fa Alberto. Vai, leggi pure tu. Qualche margine al posto giusto che porta il lettore qualcosa di utile secondo il caso e che magari interrompa la lunghezza della parte testuale. Allora, blocco subito la cosa. Le immagini, ne abbiamo parlato anche l'altra Nel volta webinar dell'altra volta, infatti. con Mirko. Le immagini solo quando servono. Se mettete le immagini devono essere dotate di valore, nel senso che io vedo quell'immagine e capisco una cosa in più. Un grafico, uno screenshot, magari si sta parlando, ecco, facciamo il caso del giornalismo, si sta parlando della guerra nel paese X, metto una foto delle immagini di guerra per far capire che è stata bombardata la città e che le cose vanno male. Ma se io sto parlando dei coworking, di come è bello lavorare nel coworking, e poi vado a prendere la foto su Fotolia, Su non lo so, dei tizi che questo contenti bene. che buttano i fogli in aria perché sono contenti di stare in ufficio e la metto là, non significa niente, è zero, però in più appesantisce il caricamento della pagina. Quindi peso inutile, se devi come dire, interrompere la lunghezza della parte testuale, usa paragrafi, taglia, taglia, metti, fai blocchi di parole, grassetto. E se possibile cerca le immagini giuste, l'esempio del tuo coworking, se parli di coworking, mettergliene uno vero che uno ha visto, è il top, no?
Ok, consigliate una scrittura ris piaciuta rispetto a una più romanzata? Questa è una domanda di Greta. Dico la mia e poi dici la tua se vuoi. Greta è una nostra fan, quindi ci segue sempre. Allora, questo dipende dallo stile. Io, cioè, penso che io e Riccardo abbiamo uno stile diverso, credo di poter dire. Insomma, Riccardo mi sembra che tu sia un po' più asciutto, più sintetico di me. Io magari sono un po' più prolissa. Lo dico perché ti leggo spesso, dai, quindi lo so. Dipende, dipende. A me da giornalista a volte piace scrivere, però senza esagerare, perché se devo raccontare le cose senza andare al dunque, anche no, però che ne so, qualche metafora di tanto in tanto la utilizzo. Quello che conta più che la scrittura asciutta, più, ecco, romanzata, no, se devo fare un articolo sulle pensioni non lo farò mai romanzata. Dipende da cosa sto scrivendo. Se invece devo fare un articolo di opinione, posso non romanzare, magari essere un po' meno asciutto perché sto esprimendo la mia opinione. Personalmente, meglio non fare frasi mai troppo lunghe. Io resto sempre sulle 3 righe, non di più. E soprattutto le leggo a voce alta e se mi stanco, taglio. Questo è il mio suggerimento. Sai cosa? Che comunque alla fine romanzare non significa essere inutilmente prolissi, nel senso che se poi la vogliamo mettere, vogliamo essere, come dire, talebani su queste cose, allora io ti dico che un bravo romanziere, un bravo autore di romanzi è, come dire, si allunga nei momenti giusti, ma è sintetico quando deve essere sintetico. Cioè, poi la bellezza della scrittura del romanzo riguarda anche il fatto che comunque riesce a, come dire, allungare un secondo all'infinito e comprimere qualcosa all'inverosimile. Cioè, nel senso che poi l'autore è anche bravo a dire qui. Ci diamo meno attenzione, quindi diciamo poco, qui invece allunghiamo il tempo perché qui dobbiamo entrare nei dettagli, dobbiamo dare, come dire, dobbiamo sopperire alla mancanza di tutto ciò che è visual per contestualizzare, diciamo, è la bellezza della scrittura del romanzo, ecco, mettiamo in questi termini. Mi piace questa risposta. Mi piace. No, come dire, su web noi puntiamo sempre al concetto, come dire, valutiamo sempre che le persone sono sempre molto avide di tempo, no? Però valutiamo anche il perché ci hanno raggiunti, cioè nel senso che se io sto dando l'informazione del momento, come aprire lo speed, cioè c'è Tu lo poco da. speed lo citi sempre comunque, ti è Una rimasto impresso, cioè, settimana sempre. per riuscire ad arrivare Infatti. allora alla fine io non devo romanzare, cioè là non mi devo dilungare, non c'è bisogno di fare ricami e, come dire, fiocchi e merletti. All'argomento. Vai là, vai alla posta, prenditi la cosa, fai qua, fatti il segno della croce e vedi se funziona. Mentre invece se sto facendo una disamina di quello che è lo scenario politico così Se opinione, appunto. magari con un articolo da abbonamento, no? Nel senso che magari lo leggo sul Corriere della Sera se ho l'abbonamento, allora lì magari è più romanzato, è più un divertimento dell'autore, ecco, che va a. Poi conta molto anche lo stile, perché comunque c'è anche un po' lo stile, questo secondo me. Se uno ti legge sempre e ritorna sul tuo blog, vuol dire che gli piace. Allora, questo se non ricordo male era sempre di Alberto come domanda, ci consigliate una versione di Marta, va bene. Noi nel nostro blog abbiamo un plugin che tu hai messo, nel nostro blog, nel nostro sito www.scriverepeinformare.it, che ce l'abbiamo, che se non erro è Rank Math SEO, giusto? Ed è molto figo, lo vuoi dire tu? Più che Yoast Premium, secondo me è figo quello, veramente. A me Capito? piace molto. Alla fine Yoast che fa? La versione premium ti dice quali sono le correlate, ti fa anche un po' da se c'è un errore 404 ti fa il redirect, ma Ti secondo dà il me. modo di scrivere più frasi correlate, mi pare, se non erro. Sì, però tanto conta sempre quello che tu sai fare e poi il plugin ti aiuta. Però quella nostra. Eh? Già lo sopportiamo a. Difficilmente, Jos. Poi figurati. Quello che hai messo tu sul nostro, secondo me è carino, Rank Math Ma SEO, ok, meteo.
Perché dalla percentuale, che non mi dispiace, cioè dato 100 il tuo pezzo, che è meglio del semaforo, perché almeno a mio avviso mi piaceva di più, tipo 89 su 100. Allora, i plug-in non li dobbiamo mettere per 89, 1, 10, No, no, i semafori verde, rosso, cioè mettiamolo anche in base alle, come dire, alle funzioni che ci offre. Allora, ho sì. letto delle recensioni che hanno detto che, sottolineiamo, il rank mat è un po' più leggero di host, meno impegnativo, ti dà un sacco di funzioni di base, ti dà un sacco di funzioni che Yoast invece è la versione avanzata, tipo per esempio la gestione dei 404. È Vabbè, una questo è gratuito, giusto? Questo che abbiamo messo noi è gratuito. anche una versione avanzata che ti fa anche il caffè, però alla fine a noi quello che ci serve sostanzialmente è la gestione dei meta tag, la gestione della meta description, del tag title, di quelle due o tre cosine, e il resto insomma Resto anche storia. imparare a farlo da soli, ecco. Sì, infatti. C'è qualche altra domanda che a me si è scaricato il cellulare, forse In qualche realtà considerazione. suggeriscono Ok, sì, credo che sia questo, giusto? e poi mi sembra che non ci siano altre C'era domande. un commento di Ciro che l'ho visto lunghissimo, ma non ho avuto modo di leggerlo. Ecco, questo è Ciro, già lo so da come scrive, vedete lo stile quanto fa. Ok, sono talmente traviato che alla fine finisco per farla pure, cioè penso alla scaletta questo, se scrivo un flusso di coscienza, completamente d'accordo che la chiave per la buona riuscita, posizionamento di un articolo su web è dare risposte nel modo migliore, risolvere dubbi, fornire soluzioni, mi piace dire. Secondo me potremmo chiudere con questa, ma io stavolta faccio una cosa, faccio uno spoiler sull'ospite della prossima volta. Per chi? Lo faccio? Faccio. Allora, la prossima volta parliamo di tono di voce e c'è con noi Valentina Falcinelli, che siamo molto felici di avere. Giusto, Riccardo? Ah, sì, in realtà, come dire, noi sappiamo che Valentina già da qualche tempo ha pubblicato proprio un libro dedicato all'argomento del tono di voce ed è una di quelle classiche cose che poi dimentichiamo, non pensiamo, vabbè, scrivo. E in realtà il tono di voce è molto importante, tono di voce che deve essere gestito a monte, cioè deve essere un qualcosa di condiviso, qualcosa di... come dire, che fa parte proprio della cultura aziendale, della cultura del brand, ecco, mettiamolo in questo modo. Quindi sentiamo cosa ci dice Valentina su questo argomento e penso che ci sarà da ascoltare la prossima settimana. Ok, abbiamo fatto le 7 come al nostro solito, ormai siamo un'ora fissa, però visto che hanno continuato a seguirci, grazie a tutti, ma io lo posso dire? Dimmi di sì. No, so, Tu dimmi. di fare la recensione al libro se l'avete letto, che servono molto perché c'è chi mi dice ciao, ha belle recensioni, quindi alla fine in cambio di questi webinar una recensione ci può stare. Da. Come dice la mia amica Alessandra, tu vivi per il Doubt Des, vivo per il Doubt Des, che ti devo dire. Tu sei d'accordo, no? Ah, per me, non so, le persone sì, fate, sono allora, 5 stelle, cioè se la dovete fare, non è che 4 stelle, cioè non la fate a questo punto. Vabbè, piace pure il commento che me lo leggo, non solo No, anche il le stelle. commento, ma cose buone, cioè non è che fate la recensione 4 stelle, ovviamente sto scherzando. Sì, scherziamo. Anche se Fate. non vi è piaciuto, l'accettiamo così capiamo cosa Anche dobbiamo migliorare. se c'è qualche difetto, 5 stelle, non mi preoccupate. Ciao a tutti. Ciao, 5 stelle, ciao.